Una duplice riflessione. La prima riguarda un po' anche l'aspettativa del cambio di passo di questo governo Draghi che tutti si auguravano, ma ieri abbiamo visto insomma le manifestazioni in piazza a Montecitorio di chiaramente tantissime persone che non ce la fanno proprio più a sopravvivere con tante attività chiuse. La seconda riflessione riguarda la scuola. Oggi finalmente, se vogliamo, una piccola vittoria è la possibilità di far tornare i ragazzi fino alla prima media in classe, anche se molti medici hanno insomma avanzato una difficoltà di gestione anche della situazione scuola, che comunque rimane ancora una situazione in cui i contagi continuano poi a diffondersi nelle famiglie. Lei però ha sempre sostenuto che la scuola va mantenuta aperta. Che cosa pensa, ecco, di questi due aspetti dell'emergenza sanitaria? Allora, da una parte sono onesto, io sono una persona molto libera, ho sempre avuto uno spirito critico indipendentemente dall'appartenenza politica. Mi aspettavo di più da Draghi rispetto all'aspettativa della ripartenza economica. Io credo che un ristorante, credo che un negozio, un'attività rispetta le regole, ma poi deve stare aperta. Magari si entra uno per volta, magari si entra cinque per volta in un ristorante, ci si dà delle regole, ma non si chiudono le attività per mesi. I parrucchieri hanno fatto degli investimenti importanti, voglio dire, i ristoranti uguali, i negozi sono delle realtà dove 10 clienti non entrano neanche durante un giorno, voglio dire, magari ne entra uno all'ora, non ci sono possibilità di contare, quindi non si può fare una norma e tenere chiusi i negozi, i ristoranti, i parrucchieri per mesi, mesi. Le persone sono esasperate, quindi io sono in maniera netta per la riapertura nel rispetto delle regole, ma bisogna riaprire e convivere con il virus. Allo stesso tempo, per le scuole io sono sempre stato un convinto sostenitore che la didattica debba avvenire in presenza per ogni ordine e grado. Guardi, la situazione psicologica di tanti ragazzi produrrà un danno a una generazione che oggi è latente, non si lamenta, è silenziosa, ma non ce la fa a, neanche a reagire. E questo a me, per me è un grande dispiacere, perché vedo una generazione non in grado di ribellarsi. Noi stiamo togliendo il diritto alla socialità, il diritto alle relazioni, il diritto all'apprendimento, alla formazione di intere generazioni. Abbiamo fatto una piccola battaglia, abbiamo conquistato questa possibilità di tenere aperte fino alle prime medie. Io dico non basta, lo dico pubblicamente, metto la mia faccia, il mio impegno politico, perché noi dobbiamo riaprire le scuole in presenza di ogni ordine e grado. I ragazzi devono andare a scuola sempre rispettando le regole, si possono fare tamponi preventivi, se no lei mi deve spiegare perché in Spagna si fa un concerto con 5.000 ragazzi. 5.000 persone sono andate a ballare in un concerto in Spagna, soltanto 6 erano positivi, sono stati tamponati all'ingresso, non sono entrati. Lo fanno i giocatori di calcio, lo fanno prima di una partita, lo possono fare dei ragazzi tranquillamente prima di entrare alla scuola, 10 minuti, un tampone, poi entrare e vivere la loro dimensione di socialità. Questo è un paese che non ha coraggio di investire sulle nuove generazioni, quindi i ragazzi stanno soffrendo in silenzio. Questo è, guardi, per me che sono un po' impegnato in politica, il più grosso senso di responsabilità che mi porto dietro, di non riuscire a trovare alleati in questa battaglia. Vedo le università chiuse, vedo le scuole superiori chiuse, vedo gli adolescenti chiusi in casa. Sono delle regioni in cui i ragazzi non vanno a scuola dal 1° di ottobre. E questo io credo che sia una questione veramente di mancanza di rispetto nei confronti di una generazione che non è in grado di ribellarsi. Quindi io credo noi dobbiamo fare qualcosa di più, mi aspettavo di più da Draghi, l'ho detto pubblicamente, credo che Draghi debba avere con la sua intelligenza la capacità di affrontare con maggiore fermezza, indipendentemente dal quadro complessivo. Non dico di non rispettare le regole, dico di rispettare le regole, magari facciamone anche più ferree, più rigide, facciamone un tampone all'ingresso, facciamone all'uscita, facciamone una al giorno, investiamoci su queste misure, ma consentiamo ai ragazzi di andare a scuola e negozi, ristoranti e imprese di essere aperti, soltanto aperti nel rispetto delle regole, in un ritorno di una parvente normalità, con una campagna di vaccinazione che deve accelerare e con un'azione di prevenzione noi possiamo uscire da questa situazione. Io non sono un fautore dei colori delle regioni, a me questa storia delle sfumature di rosso, le sfumature di arancione, di grigio, di giallo, tutti questi colori che vengono improvvisati settimanalmente è una cosa che sfiora il ridicolo, a mio avviso. Serve darsi delle regole, rispettarle, ma consentire di rientrare verso una normalità, altrimenti non ha neanche senso. Guardi, questa grande campagna di rincorsa verso cosa, se noi contestualmente facciamo vaccini ma nel frattempo non alleggeriamo il quadro delle restrizioni? Entro la fine del 2021 in Toscana saranno 113 i comuni con copertura in fibra ottica totale.
Per adesso i comuni toscani connessi sono 74, in altri 45 i lavori saranno terminati entro il 2021. Per completare poi tutti i 273 comuni della regione dovremmo aspettare la fine del 2022. A fare il punto sulla connettività dei territori sono stati l'assessore regionale alla digitalizzazione Stefano Cioffo e il responsabile Network and Operation Area Centro Open Fiber Roberto Tognacini. Lo scopo di Open Fiber è quello di rendere omogeneo il territorio, cablarlo e ridurre il digital divide. Non ci deve essere differenza fra un cittadino che abita in un paese che oggi è classificato area bianca rispetto a un cittadino che abita a Firenze, a Pisa, a Livorno, a Grosseto, in un'altra delle città invece dove il servizio è più semplice da accedere anche con altri operatori. Ma ormai questa partita è assolutamente irrinunciabile. La connettività dei territori è il vero oggi, è il vero elemento di equità sociale, vorrei dire, di diritto di cittadinanza che la Toscana con determinazione vuole consentire a tutti i propri cittadini. L'assessore Cioffo ha presentato anche i voucher da 500 euro per le famiglie a basso reddito previsti dal Piano Nazionale per la Banda Ultralarga, che ha stanziato 5 milioni di euro per la regione toscana. I voucher potranno essere utilizzati fino a 200 euro per il canone di abbonamento ai servizi di connessione e fino a 300 per l'acquisto di dispositivi digitali direttamente legati al contratto per l'attivazione dei servizi di connettività. Raccontiamo anche notizie positive, perché insomma noi siamo qui a raccontare l'attualità e purtroppo in questi giorni l'attualità non è brillante, ma il mondo di Siena, il mondo delle contrade riesce anche nei momenti più difficili a tirar fuori insomma delle energie sempre positive, sempre propositive, quindi ci fa piacere raccontare questo progetto che la contrada appunto dell'Aquila ha indetto la realizzazione, un bando, raccontiamo quindi, il bando per il progetto della pista dei Barberi in memoria di Arturo Pratelli, quel ragazzo che ricorderete è morto solamente all'età di 17 anni, una pista dei Barberi che sarà realizzata nell'orto del Verchione. Allora Paolo, raccontiamo intanto com'è nata questa idea e quali sono poi gli step di questo progetto. Ma allora, l'idea è da tanto che circola in contrada, da quando appunto la contrada ha preso in gestione dal comune appunto i giardini di Santa Maria della Scala per gli orti del Verchione. Sull'esempio anche di altre contrade, perché sappiamo che altre contrade hanno già inserito nel proprio territorio delle piste dei Barberi, mi viene in mente il Montone, mi viene in mente il Bruco, c'è quella sotto appunto la fortezza di piste dei Barberi, e però la nostra idea è stata quella di inserire questo progetto della pista dei Barberi nell'altro appunto, in un'altra iniziativa che è partita 2 anni fa, che era appunto l'iniziativa dell'orto d'artista. Era un progetto sempre promosso dalla Nobel Contrada dell'Aquila e che l'anno scorso ha visto la appunto realizzazione della prima opera da Cerunchi, collocata oggi nei giardini appunto nell'orto del Verchioni. Quindi l'idea di inserire una pista dei Barberi sì, era già nata, ma l'abbiamo appunto coniugata con l'altro progetto, cioè l'orto d'artista. E quindi andremo a realizzare una pista dei Barberi, ma progettata da appunto artisti, designer, architetti aquilini e anche non aquilini. L'opera verrà realizzata poi da uno scultore, un artigiano che è Gino Emili, che è un contadaiolo soprattutto, in travertino, e anche, è possibile anche usare altri materiali, ma chiaramente
che debbano resistere in un ambiente esterno. Quindi il progetto è un progetto, è un bando aperto a tutti. Nel bando tutti troveranno, che è pubblicato nel sito della Contrada, tutti troveranno le appunto spiegazioni e delucidazioni per appunto progettare una pista dei barberi. I disegni devono essere inviati poi alla mail di Contrada o anche alla mia, ma tutto questo è scritto nel bando, e dopodiché una commissione valuterà appunto i progetti, i disegni inviati e nominerà un vincitore. Al vincitore appunto la Contrada, grazie alla famiglia Pratelli, darà appunto, sarà consegnata a questo vincitore un premio simbolico di 500 euro come così diciamo rimborso spese. Una buona serata e bentrovati. Come possiamo vedere anche dalla grafica, per domani tornerà a farci compagnia l'alta pressione. Avremo quindi una giornata in prevalenza stabile con cielo sereno poco nuvoloso, ma vediamolo meglio nella grafica, dove abbiamo indicato appunto una mattinata all'insegna del sole molto fredda, con diffuse gelate sulle zone interne con valori fino a localmente anche meno 4, meno 5 gradi in pianura. Nel pomeriggio arriverà qualche nuvola sempre sulle zone interne senza precipitazioni, con temperature però in deciso aumento con valori fino a 13-14 gradi. I venti per domani saranno in prevalenza deboli, per lo più meridionali. La giornata di venerdì poi vedrà un nuovo aumento della nuvolosità, anche se parziale, soprattutto dal pomeriggio. Le temperature tenderanno ad aumentare anche complice i venti di scirocco che soffieranno prevalentemente lungo la fascia costiera. Avremo quindi temperature sia della mattina come del pomeriggio in aumento. Con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, grande e una buona serata.